Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e con la mamma mia faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 1, capitoli 42 e 43. Seguito a dire da dove lasciai, ed ecco come eseguì. La mattina andai alla comunione ed appena ricevuto Gesù, subito gli dissi: Signore mio, vedi un po' in che tempesta mi trovo. Dovevo ringraziarvi perché hai dato lume al confessore nel darmi l'ubbidienza di soffrire. Ed invece la mia natura lo sente tanto che io stessa ne resto confusa nel vedermi così cattiva. Però tutto ciò è niente. Voi che ne volete il sacrificio mi darete anche la forza, ma la ragione più possente in me è dover stare tanto tempo senza potervi ricevere in sacramento. Chi potrà resistere senza di voi? Chi mi darà la forza? Dove potrò trovare un ristoro nelle mie afflizioni? E mentre così dicevo, sentivo tale pena nel cuore di questa separazione di Gesù sacramentato che piangevo dirottamente. Allora il Signore, compatendo la mia debolezza, mi disse: Non temere. Io stesso sosterrò la tua debolezza. Tu non sai quali grazie ti ho preparato, perciò temi tanto. Non sono io onnipotente, non potrò io supplire alla privazione di potermi ricevere in sacramento.
Perciò rassegnati, mettiti morta nelle mie braccia, offriti vittima volontaria per ripararmi le offese, per i peccatori e per risparmiare gli uomini dei meritati flagelli. Ed io ti do impegno, la mia parola, di non lasciarti neppure un solo giorno senza venirti a trovare. Finora tu sei venuta a me, d'ora in poi verrò io a te. Non sei tu contenta? Così mi rassegnai alla santa volontà di Dio e fui sorpresa da questo stato di sofferenze. Ora, chi può dire le grazie che il Signore incominciò a farmi? È impossibile dire tutto distintamente. Potrò dire qualcosa in confuso, ma per quanto posso e per fare la santa obbedienza che così vuole, mi ingegnerò di dire per quanto mi è possibile. Ricordo che fin dal principio di questo stare continuamente nel letto, il mio amante Gesù spesso spesso si faceva vedere ciò che non aveva fatto per il passato. Fin dal principio mi disse che voleva che prendessi un nuovo sistema di vita per dispormi a quel mistico sposalizio promessomi. Mi diceva: Diletta del mio cuore, ti ho messa in questo stato a ciò io potessi più liberamente venire e conversare con te. Vedi, ti ho liberata da tutte le occupazioni esterne, a ciò che non solo l'anima, ma anche il corpo stesse a mia disposizione. E così tu potessi stare in continuo olocausto innanzi a me. Vedi, se non ti avessi tirata in questo letto, dovendo tu disimpegnare i doveri di famiglia e assoggettarti ad altri sacrifici, non potevo io venire così spesso e farti partecipi delle offese conforme le ricevo. Al più dovrei aspettare quando tu compivi i tuoi doveri. Ma adesso no, siamo rimasti liberi. Non c'è più nessuno che ci molesti e che rompa la nostra conversazione. D'ora innanzi le mie afflizioni saranno le tue, e mie le tue. I miei patimenti tuoi e miei i tuoi, le mie consolazioni tue e mie le tue. Uniremo tutte le cose insieme e tu prenderai interesse delle cose mie come se fossero tue e così io farò delle tue. Non più tra noi due ci starà, questo è mio e questo è tuo, ma tutto sarà comune da ambo le parti. Sai come ho fatto con te? Come un re quando vuole parlare con la sua regina sposa e questa si trova con le altre dame in altri affari. Il re che fa? Se la prende, se la porta dentro la sua stanza, si chiudono la porta, a ciò nessuno possa andare a rompere la loro conversazione e sentire i loro segreti. Così, stando soli, si comunicano a vicenda le loro consolazioni e le loro afflizioni. Ora, se qualcuno imprudente andasse a bussare, a strillare dietro la porta e non li lasciasse in pace a godere la loro conversazione, il re non lo avrebbe a male? Così ho fatto io per te, e così pure mi dispiacerebbe se qualcuno ti volesse distogliere da questo stato. Proseguì a dirmi: Voglio da te conformità perfetta alla mia volontà, in modo da disfarsi la tua volontà nella mia, distacco assoluto da ogni cosa, tanto che tutto ciò che è terra voglio che sia tenuto da te come sterco e marciume che sia orrore anche a guardarlo. E ciò perché le cose terrene, ancorché non si avesse attacco solo a tenerle intorno a guardarle, adombrano le cose celesti e impediscono di fare quel mistico sposalizio promessoti. Di più, voglio che così come io fui povero, anche mi imiti nella povertà. I poveri si contentano di tutto ciò che hanno e ringraziano prima me e poi i loro benefattori. Così tu statti a tutto ciò che ti viene dato, senza domandare né questo né quell'altro, che potrebbe essere un impiccio nella tua mente. Ma con santa indifferenza, senza pensare se ciò facesse bene o male, rimettiti alla volontà altrui. Bellissima questa meditazione, come sempre. E anche questa oltremodo istruttiva per farci comprendere chi è Dio, come opera nella nostra anima. E quanto l'unica cosa importante che noi dobbiamo fare, evidentemente quando siamo nello stato di amicizia con lui e quindi volenterosi di fare quello che lui vuole, è di abbandonarci completamente nelle sue mani, non facendo più domande, ma anche non facendo più preghiere, non facendo niente, assolutamente nulla. Allora, qual è il contesto? Penso che lo ricordiamo di questa meditazione, no? E Gesù aveva chiesto a Luisa di immolarsi come vittima e quindi di accettare a tempo indeterminato questo suo stato
di impietrimento che la faceva stare nel letto, chiedendo a ciò anche l'obbedienza del confessore, come abbiamo visto nella meditazione precedente. Gliel'ha data, nella meditazione precedente alla precedente, perché poi c'è stata la parentesi di modi con cui Gesù parlava misticamente a Luisa. Quindi il confessore aveva concesso questa obbedienza e riprende dopo quella parentesi a parlare in questo stato, no? E che cosa scopre? Scopre che ha avuto l'obbedienza, però sta, come dire, agitata, forse agitata un pochino troppo, no? Dice, la mia natura lo sente tanto, questo stato di soffrire, che io stessa ne resto confuso nel vedermi così cattivo. E quale sarebbe il motivo? Non tanto lo stato, diciamo così, di prostrazione fisica e quindi di mobilità, causata da questa forma molto particolare di sofferenza divinamente permessa, che Luisa aveva, ma causata dal fatto che sarebbe stata molto tempo senza fare la comunione. Ancora non siamo in questo periodo, nel momento in cui più avanti, poi il confessore avrebbe avuto il permesso di celebrare la messa in camera di Luisa e di dargli la comunione, quindi quando questa situazione si sarebbe poi cristallizzata nel corso del tempo, no? Rendendola veramente impossibilitata ad uscire. Era ancora l'inizio e quindi Luisa, quando stava bene, andava a messa e faceva la comunione. Tragedia, come potrò stare tanto tempo senza potervelo ricevere in sacramento? Vedete come questa forma di sofferenza, che di fatto è un'obiezione allo stato che Gesù aveva pensato per Luisa, sembra un'ottima, come dire, sembra un'ottima motivazione, sembra un'ottima recriminazione. Cioè, io voglio, cioè, desidero tanto, Gesù, voglio fare la comunione, mica voglio andare al night, mica voglio andare in discoteca, mica voglio andare al bar, mica voglio andare a fare una passeggiata. No, no, queste ci rinuncio, ma la comunione. E qui Gesù delicatamente rettifica questa cosa, no? Dice, la comunione, che cos'è la comunione? La comunione è la massima forma ordinaria e mistica, non nel senso di mistica, mistica nel senso di misterica, quindi sacramentale, nascosta, quindi non percepibile sensibilmente, con cui Gesù si unisce a noi in questo mondo. Giusto? Fare la comunione è una delle grazie più grandi che si possano ricevere. E Gesù dice: ma tu non sai quali grazie ti ho preparato. D'accordo? Se Gesù fa una cosa di questo genere, se ti mette dentro il letto, ma ti pare che ti mette dentro il letto per abbandonarti come un cane e non darti nemmeno la comunione? È verosimile una cosa di questo genere? No. Pensate che queste cose, questo fanno anche comprendere, ci dà molta consolazione, no? Come anche Luisa, chiamata a così grandi cose, ha dovuto fare un cammino, d'accordo? Queste sono piccole imperfezioni, ovviamente, no? Però nei che vanno tolti per poter giungere alla fusione con la divina volontà. E poi aggiunge: bene, punto primo, non sai quale grazia ti ho preparato. Punto secondo, ma non lo sai che io sono onnipotente qui. Il caro Gesù fa riferimento al suo grande santo, San Tommaso d'Aquino, il quale dice che Dio ordinariamente opera e si serve dei sacramenti, ma non è legato dai sacramenti. Cioè, le grazie che tu ricevi da una santa comunione, Gesù, se vuole lui, non se vuoi tu, te le può dare anche a prescindere dalla santa comunione. Non solo te le può dare anche a prescindere, ma te le può dare di molto più grandi. E quindi, qual è il problema? Stai senza comunione. Ed ecco che cosa gli dice. Bene, starai senza comunione, però siccome tu ti sei offerta vittima, mettiti morta tra le mie braccia. Quindi, sii fedele a quello che mi hai detto. Riparami le offese per i peccatori, risparmi gli uomini meritati dei flagelli. Io ti do impegno la mia parola, poi, nostro Signore, la mia parola, di non lasciarti neppure un solo giorno senza venirti a trovare. Adesso, se c'è qualcuno che non vorrebbe ricevere una promessa di questo genere, alzi la mano. Io chiaramente sto parlando ai potenziali ascoltatori. Alzi la mano e poi vada a confessionare, a confessarsi, perché è una bugia. Cioè, se il nostro Signore viene a dirti ti venga a trovare tutti i giorni, ti venga a visitare tutti i giorni, c'è qualcuno che non lo vuole.
Quindi vedete come è una cosa, cioè vedete, poi Gesù spiega, no? Qui si tratta di un rapporto sponsale perché Gesù chiede tutto, e adesso lo vediamo un po' lo specifiche, ma il chiedere tutto di Gesù non è un togliere, quindi un lasciare la persona nel nulla, d'accordo? Ah, mo sto dentro al letto, sto da solo, manco la comunione, sto come un cane, per carità, ma è un rivestire l'anima del tutto che lui è, quindi. Questo è un punto fondamentalissimo che noi dobbiamo comprendere, perché c'è moltissima gente, quindi facendo calare un po' questa meditazione un po' più in basso da queste altezze, diciamo nella vita comune degli uomini, molte persone, l'emblema di questo è il giovane ricco del Vangelo, pensano che se arriva Gesù, ti toglierà qualcosa, cioè la qualità della vita, come si dice oggi, peggiora. Ti toglie questo, ti toglie quell'altro, ti mette a letto, non ti fa questo, non ti fa quell'altro, cioè, non dice, ah, via, 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 per carità. Cioè, se uno poi ci pensa bene a una cosa di questo genere, no? Ma supponiamo che fosse vera una cosa di questo genere, ma uno diventa ateo, diventa, no? Cioè, che Dio sarebbe uno che, come dire, vuole farti gratuitamente, quindi senza motivo, stare male. In realtà, come noi ben sappiamo, quando Dio sembra toglierti qualcosa è perché vuole darti 100 volte tanto. Quando Dio sembra non assecondare un tuo desiderio è perché vuole soddisfarne uno molto più grande, vuole darti qualcosa di molto più grande. D'accordo? Lui sembra prendere, ma in realtà dà, d'accordo? Ecco. E infatti, immediatamente, mi rassegnai alla santa volontà di Dio. Rassegnarsi alla santa volontà di Dio vuol dire, non devi pensare, cioè, stai così, che faccio a letto dalla mattina alla sera? Sono un essere inutile, sono improduttivo, d'accordo? Tutte le altre persone hanno una vita normale, lavorano, badano alle cose di casa, d'accordo? Non so se Luisa, non credo che ci avesse desideri di farsi vite normali, però uno potrebbe pure pensare, c'hanno le famiglie, c'hanno i figli, e io devo fare questa vita strana, d'accordo? Dentro al letto, a fare, nel paese di mio padre dicevano, a fare cusa, che te fa dalla mattina alla sera, pensando secondo le nostre ottiche umane. Allora, numero uno, chi può dire le grazie che il Signore cominciò a farmi? Non le dice poi tutte. Cioè, ma basta sapere che la visita quotidiana di nostro Signore, il mio amante Gesù spesso spesso si faceva vedere ciò che non aveva fatto per il passato. E poi spiega, dice, vedete, Dio fa così, prima la fa una cosa e chiede che tu ti fidi di lui. Allora, questo è proprio. Allora, ricordiamo se Dio, guardate, possiamo fare uno slogan. Dio non spiega mai le cose prima, mai. A volte le spiega dopo, a volte non le spiega per niente perché dobbiamo arrivarci noi con la nostra intelligenza illuminata dalla fede. Ma non le spiega prima mai, d'accordo? Perché vuole che noi ci affidiamo e ci abbandoniamo a Lui. Sempre. Se spieghi, quindi se noi ci avessimo già l'intelletto illuminato, dico, va bene, ah sì, adesso faccio l'offerta alla vittima, d'accordo? Poi mi abbandono le mani di Gesù, ma perché poi lui verrà prima, più di prima? Cioè, che fatica fai? Cioè, tu devi farlo al buio, cioè tu ti abbandoni e non ti preoccupi, perché questo è un atto di fede, è un atto di culto nei suoi confronti, cioè è un dare credito a Gesù che lui è buono. Capito? Che non può metterti in una condizione, come dire, di desolazione gratuita e insensata. Non è possibile, capite? È un problema di fede, ecco perché fa così, perché non è che Dio fa le cose così per capriccio come noi. C'è sempre un motivo, anche se noi non lo comprendiamo. Dopo che lei si è abbandonata e si è rimessa, e quindi, dopo spiega, uno, ti ho messo in questo stato anzitutto a ciò che io potessi venire più liberamente per conversare con te, cioè era uno stato di intimità con Gesù, frequente tra l'altro, che perché possa esserci, devono stare delle condizioni, come dire, soggettive, di luogo e proprio di situazione, d'accordo?
D'accordo? Perché se io sto a lavorare, se io sto in giro, se sto, cioè, non è che Gesù può venire mentre sto, supponiamo, in macchina guidando, d'accordo? E mi si viene a fare due chiacchiere, perché io vado contro il muro, vado. Capite? Uno. E secondo, perché? Poi, cioè, lei questo ancora non se lo immaginava, perché in questo stato. Di lì a non molto tempo lei avrebbe cominciato a passare il tempo, le giornate intere, a fare gli atti nella divina volontà per riparare il Signore di tutti quanti i peccati degli uomini. Dalla mattina alla sera faceva questo. D'accordo? E intanto però Gesù doveva istruirla, doveva formarla. Cioè, rendete conto che 36 volumi di libri di cielo, cioè, vi sembra un'opera da nulla una cosa di questo genere? Cioè il patrimonio che ha lasciato la Chiesa. Quindi anche per fare questo lavoro, cioè, lei certamente riceveva delle cose, molte delle cose che riceveva da Gesù, come sappiamo, lei accenna, erano esperienze private, intime per lei, ma altre erano non private, erano da mettere a disposizione poi di tutti. Per fare queste cose ci vuole il tempo, non è che si fanno così, cioè, ti devi mettere, cioè, devi viverle anzitutto e poi devi scriverle, oltretutto. Ecco. Quindi, se non ti avessi tirato in questo letto, dovendo tu disimpegnare doveri di famiglia e altre cose, io non potevo venire così spesso, d'accordo? E farti partecipe delle offese che io ricevo, d'accordo? Ma dovevo aspettare che, cioè, capito, che tu facessi le cose che dovevi fare. Adesso ne siamo rimasti liberi e poi è bello, stupendo, comincia una vita sponsale tra Luisa e Gesù. Proprio sponsale, sponsale. Le mie consolazioni saranno le tue e mie le tue. I miei dolori, i tuoi e miei, i tuoi miei, e le mie cose le tue e tu le mie, non più questo è mio e questo è tuo, eccetera, eccetera, no? E guai a chi disturba questo tipo di operazione. L'esempio del re che vuole parlare con la sua regina e sposa. L'ultimo aspetto, ecco, Gesù continua a istruire. Sempre in vista, vedete, voglio da te conformità perfetta alla mia volontà. Qui si rimanda, per chi volesse leggerlo, l'operetta di Sant'Alfonso, l'uniformità alla volontà di Dio, che non è ancora il regno della divina volontà, ma ne costituisce un passaggio obbligato. Allora, in modo da disfarsi della tua volontà nella mia. Quindi ci deve essere, ecco, dice Gesù, un termine chiave, una santa indifferenza verso tutto. Non domandare né questo né quell'altro, niente. Non pensare se una cosa ti fa bene o male, niente. Rimettiti alla volontà altrui. Questo è veramente un atto di grandissima ascesi. Quindi, parole chiave sono la santa indifferenza e il distacco, attenzione, assoluto da ogni cosa. Gesù usa anche dei termini un pochino forti. Voglio che tutto ciò che è terra sia tenuto da te come sterco e marciume, che sia orrore anche a guardarlo. Non pensiamo che siano esagerazioni, insomma, queste espressioni di Gesù. È certo che sono funzionali allo stato molto peculiare, quindi eccellente e appunto mistico che Luisa era chiamata a vivere, d'accordo? Se tu stai in stato di unione mistica, di matrimonio mistico con Gesù, non puoi e non devi attaccarti a nessuna cosa creata, perché questo rappresenta proprio un ostacolo insormontabile, d'accordo? Il motivo è molto semplice, perché tutte le cose create sono un pallido riflesso del creatore, ma nel creatore tutte sono contenute all'ennesima potenza, capite? Per cui sarebbe come se uno si attaccasse a una copia rispetto a un quadro originale, anche se questa immagine è debole rispetto alla realtà, o a una fotocopia rispetto al quadro originale, però il problema è che la distanza che c'è tra la creatura e il creatore è molto più grande di quella che c'è tra una copia di un quadro e l'originale, molto più grande, d'accordo? E come hanno dimostrato i grandi maestri di spirito, ancora qui San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, un minimo attaccamento dell'anima, qualunque cosa creata, fosse anche
la più sciocca e insignificante, determina ostacolo all'unione con Dio. Questo è chiaro che non significa che non possiamo avere nulla, non dobbiamo avere nulla, tutte queste cose, no? Certamente si tratta di una reale povertà evangelica, come spiega Gesù, che non è necessariamente non avere tutto, non avere nulla, scusate, ma è anche se tu avessi il tutto, devi fare come se non avessi nulla. Ci deve essere il distacco. Quindi questa è una cosa che, su cui anche noi è necessario che ci esercitiamo, non poco. Capite? Quindi tutte le cose che noi abbiamo, comprese le cose, insomma, i telefoni, i computer, non lo so, la macchina, cioè. Se Dio vuole, va bene. Se Dio domani, da domani vuole che vada a piedi, va bene lo stesso. D'accordo? Perché se la macchina serve per i suoi disegni e per la sua gloria, benissimo. Se non dovesse servire per questo e mi mette a piedi, meglio. D'accordo? Se il computer serve per i suoi disegni e per la sua gloria, bene. Se Dio non lo vuole più, ve lo toglie, lo prendi e lo butti al secchio, è finito. Quindi questo è un esercizio fruttuoso per tutti, perché anche chi non è chiamato a tanta altezza, se realmente vuole entrare nella divina volontà, deve fare attenzione a conservare un distacco affettivo, non necessariamente effettivo, ma affettivo sì, da tutte le cose create, comprese le cose più care. Ricordo ancora una volta quanto detto nei giorni scorsi da Gesù: se qualcuno vuole, se uno viene a me e non odia il padre, la madre, la moglie, i figli, i campi, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Odia era la traduzione della CEI del 74, no? E, diciamo, la nuova traduzione mette: se uno viene a me e non mi mette prima davanti a 1, 2, 3, 4 e 5, non può essere mio discepolo. Questo è il senso di quel semitismo. Non si tratta certamente, Gesù non invita all'odio di nessuno salvo il demonio, ecco, meno che mai, insomma, degli affetti più cari al mondo. Ecco. Però Dio viene prima anche di quegli affetti più cari al mondo, la divina volontà viene prima. Ecco, voi capite che tutte quante queste operazioni sono operazioni profondamente interiori che poi, come dire, ne vengono fuori alla prova del 9. Hai perso un oggetto che ti era tanto caro? Come stai? Cioè, certo che se provi a cercarlo, ma se non lo trovi, che fai? Vai in tilt? O come dicono dalle parti di Roma, scleri? Se va in tilt o scleri, c'è un attaccamento malsano a quel tipo di oggetto, perché dice: ma è un rosario bellissimo che me l'ha benedetto il Papa. Va bene, se il nostro Signore ha deciso che quella cosa non ce l'hai più, non ce l'hai più, se fa meno del rosario benedetto dal Papa, non succede niente, non succede, non è la fine del mondo, d'accordo? Ma quello era un ricordo tanto caro della mia povera mamma che mi ha lasciato quella spilla, era un ricordo suo, non la trovo più. E non la trovi più, se campa lo stesso senza spilla, non succede niente, non succede. Non succede niente. Ecco, sono forme apparentemente piccole, ecco, ma di piena conformità alla volontà di Dio, cioè quando uno vive nella volontà di Dio non c'è più, cioè, capite? Cioè, ripeto, io posso essere pure miliardario, d'accordo? Posso avere pure 100 miliardi di euro, d'accordo? Ma ce li ho. Se il Signore vuole che ce li abbia, perché ne faccia buon uso, se me li toglie fino all'ultimo centesimo, amen. Capite? Questa è una forma, la povertà, questa forma di povertà evangelica, ricordiamo sempre, che è superiore per certi aspetti alla povertà, come dire, reale dei cosiddetti beni di fortuna. Perché io posso essere povero dei beni di fortuna, quindi essere, come dire, una persona indigente, per esempio, e vivo arrabbiato nero perché invidio le persone che sono abbienti, oppure mormoro e blatero o mi lamento
di questa mia condizione. Questo non ha niente a che fare con il Vangelo, non ha niente a che fare. Certo, se sono povero e unito alla volontà di Dio, offro la mia povertà al Signore, a questo punto c'ho doppio merito, insomma, perché sono povero di spirito, che è la cosa più importante, e attraverso la povertà di spirito vivo bene la povertà di fatto, che è certamente una situazione che mi fa, come dire, soffrire un po' di più dell'abbondanza, e quindi vivendo evangelicamente, certamente i miei meriti saranno più grandi davanti a Gesù. Ma ricordiamo sempre che la povertà evangelica può sussistere anche senza la povertà effettiva, ma non è vero il contrario. D'accordo? Cioè, la povertà effettiva non significa ipso facto povertà evangelica, che è quella che il Signore vuole vedere, cioè abbandono totale e fiducioosnella sua divina volontà. Divina Maria, tu che sei là, colei che ha avuto una conformità non perfetta alla divina volontà, ma di più perfettissima, e che davvero hai avuto una santa indifferenza assolutamente perfetta verso tutto e verso tutti, che avevi la capacità perfetta di discernere la sapienza e la bontà con cui il Signore non ti ha messo in uno stato di vita, come dire, perpetuo e monotono, perché tu hai avuto una vita movimentata, caratterizzata da fasi molto molto distinte, molto differenti. L'infanzia al tempio, vivendo come quella che oggi sarebbe una suora claustrale, quindi completamente appunto immersa in Dio, lontana anche dagli affetti familiari. E perché Gesù voleva che in quel tempo tu facessi tutti quanti gli atti che poi, uscita dal tempio, avrebbero di lì a poco provocato, diciamo così, l'incarnazione. Poi hai avuto la vita sponsale del tutto particolare con San Giuseppe, la vita domestica, la vita familiare, una vita unica certamente. Ma, come dire, esteriormente, formalmente, apparentemente, ecco, modellata su quella che era la vita comune degli uomini, quindi una vita familiare, con uno sposo e con un figlio. Poi lo sposo il Signore se l'è preso, prima che Gesù partisse, poi c'è stato il distacco da Gesù, e di nuovo una sorta di vita solitaria, questa volta dentro casa, in uno stato di vedovanza, e con il figlio, ecco, periodicamente assente per la sua missione. Poi tuo figlio è sceso al cielo e ha lasciato l'obbedienza che tu fossi custodito da San Giovanni, che stessi con lui, stando con San Giovanni e continuando a guidare la Chiesa. Quindi la tua vita ha conosciuto dei tempi, tempi in cui le risposte da dare a Dio era sempre il Fiat, ma erano certamente delle modalità differenziate. E questo ci fa comprendere quanto è importante stare a quello che Dio decide.
e non anteporre i nostri ma, i nostri però o i nostri perché mai, per nessun motivo. Quindi aiutaci anche tu a farlo, perché questo è uno dei primi e più importanti esercizi da fare per entrare nel regno del divino volere. Non avere nessunissimo dubbio che le situazioni che Dio ci prospetta, dove chiaramente la nostra volontà non c'è, sono assolutamente espressione dei suoi divini voleri. E quindi vanno vissute con tutta la gioia, con tutto l'abbandono possibile. E senza il minimo dubbio che, ma forse sarebbe meglio che stessi altrove, che facessi altro, che c'è zero. Perché questi non sarebbero mai dubbi provenienti dal cielo, ma sempre da ciò che cielo non è. E quindi da scacciare e a dispedire al mittente. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.